Cari amici e spettatori, ben ritrovati da Floriano Moboni, seconda parte di Sport Ador TV, la multipiattaforma TV e web, tutta dedicata al turismo e sport all'aria aperta. In questa puntata parliamo di rafting, la discesa sui fiumi a bordo del gommone. Finiti gli allenamenti, è il momento di correre a incontrare due amici che sono due grandi campioni. Anche con loro faremo una discesa molto particolare. Siamo qui con Gloriana Pellissier e Bruno Bruno, due grandi atleti della Valle d'Aosta, e siamo qui per fare una delle prime discese in rafting tutti insieme verso il Forte di Bard. Una valle alta! Bruno Bruno ha superato i 50 anni, fa il muratore ed è il più grande skyrunner italiano. Per 18 anni ha detenuto il record di salita e di discesa dal Cervino con poco più di 3 ore. La sua arma vincente è la discesa, dove l'esperienza è tutto. Ma io penso che la discesa è una cosa che ti fai già da bambino, quando cammini nel brutto, scendevamo le mulattiere, c'erano sempre sassi, anzi avevamo anche poche scarpe, quando c'erano scarpe malandate, e lì ti abitui proprio il piede. Molte volte andavamo anche a piedi così, per giocando così, a camminare a piedi nudi. Gloriana Pellissier ha cominciato a gareggiare nel 1995 a 18 anni. Nelle sue due passioni, lo sci alpinismo e la corsa di montagna, lo skyrunner, ha vinto tutti gli appuntamenti più importanti. Soprannominata la mammina volante valdostana, ha vinto anche la Coppa del Mondo, l'oro nella staffetta ai mondiali di sci alpinismo e la gara più dura delle Alpi, il trofeo Mezzalama. Beh, così sembriamo perfetti, almeno l'apparenza professionisti. Allora, la pagaia, non il remo, perché assolutamente si offendono, il remo ha un appiglio diverso, va tenuta a 45 gradi e poi via così. Stamattina ho seguito bene la lezione. Molto alto e una base. Sì. Due, uno, vedete il gommone, subito va meglio, vedete? Uno, meglio, alla grande uno. Così. Dietro degli ostacoli come questo ponte c'è una zona calma, sì. E lì possiamo sfruttare questa zona calma per fermarci. Okay. Diventa più sportiva così la discesa. Okay. Quindi Gloriana, tu sei abituata a tutto un altro tipo di sport, l'acqua non c'entra molto, ecco. Sì, effettivamente io sono sempre in montagna, ma sulla neve, a fare sci alpinismo, oppure di corsa, in mezzo alle rocce, sentieri, per cui per me questo è un nuovo sport, e in mezzo all'acqua, in mezzo alla Dora, nulla toglie che non mi piace, anzi, Michael, una grande
grandissima emozione, un nuovo ambiente e sicuramente tutto da imparare e nuove emozioni da trasmettere. Tu sei un atleta dell'esercito per lo sci alpinismo, ma com'è nata, diciamo, tutta passione per lo sport, per la montagna? Beh, diciamo che principalmente è una mia passione che ho sin da bambina, sono nata qui in mezzo alle montagne, già da piccola i miei genitori mi portavano sempre a camminare e quindi poi da lì è nata la passione prima della corsa nel ben lontano 95, dove poi ho iniziato a gareggiare, a fare le prime gare e poi 2 anni dopo ho iniziato in inverno con lo sci alpinismo. E mi sono subito appassionata di questo bellissimo sport in mezzo alle montagne, in mezzo al silenzio, in cui comunque potevo esprimermi nel migliore dei modi e da lì ho iniziato a fare le competizioni. Quali sono le tue sfide in programma? Ma in effetti dopo 20 anni di atleta, di competizioni, direi che ho quasi fatto tutto e mi sono tolta delle grandissime soddisfazioni in Coppa del Mondo, mondiali, europei e quindi ho fatto tantissimi podi. Ovvio che l'obiettivo è fare sempre di più, per cui arrivare, chi lo sa, magari a fare le Olimpiadi, se arrivasse uno sport olimpionico, questo sarebbe il mio obiettivo. Oppure tra qualche anno, se non potrò più farlo, magari andare come allenatrice. La gara più significativa e più emozionante è stato il Mezzalama. Il Mezzalama per me è una gara alpinistica, una gara impegnativa, in cui ti togli talmente tante emozioni, tante soddisfazioni, in cui puoi competere fino in fondo e quindi è quella che mi è rimasto più nel cuore in tutti questi miei anni. Ancora avanti, più forte adesso Michael, più forte, andiamo in avanti, ma alla grande, la prima volta in comune, complimenti, funziona già alla grande. Bruno, com'è questo inizio di esperienza sul fiume? Tu non sei molto abituato a questo ambiente, forse ti è totalmente estraneo. Mi era totalmente estraneo, infatti all'inizio bambino non ero tanto convinto, invece adesso ho visto che è bello, ho sbicciato sicuro, mi sono anche divertito. La tua carriera da sportivo come ha avuto inizio, diciamo? Ma inizio un po' così per caso, ho fatto un po' di bicicletta così per... ho provato da un po' d'amatore, poi ho fatto un annetto di dilettante, ma non mi trovavo tanto con la bici, era purtroppo sofisticato. Ho fatto un po' d'anni così di nuovo da muratore, dopo mi sono innamorato delle corse in montagna. Correndo in montagna vedi sempre corsi diversi, allora è più ancora divertente. E alla fine eccola la nostra meta, il Forte di Bard, che domina la Dora e chiude l'ingresso nella Valle d'Aosta. Napoleone lo fece distruggere, ma poi è stato ricostruito e ora ospita il Museo delle Alpi. E noi ci arriviamo direttamente dal fiume.
siamo arrivati adesso al Forte di Bard, un polo museale valdostano veramente importante per la regione, arrivando direttamente dalla Dora Baltea. E dove ci troviamo qui esattamente? Stiamo entrando all'interno della Cappella del Forte, bellissima dal punto di vista architettonico, che tra l'altro ospita proprio la hall, quindi il punto di partenza per la visita al Museo delle Alpi, un museo multimediale interattivo in cui il visitatore è parte integrante del percorso, un museo dedicato non soltanto alla montagna valdostana ma all'intero arco alpino in tutte le sue valenze antropologiche, territoriali, culturali, linguistiche, insomma un vero e proprio parco, insomma, di descrizione della montagna. Nel 2006 il Forte di Bard è riaperto al pubblico dopo decenni di riqualificazione e ristrutturazione, ma ovviamente sempre è esistita una qualche struttura fortificata su questo roccione, proprio in virtù della sua posizione strategica che ne ha fatto, diciamo, anche la sua fortuna e la ricchezza nel corso dei millenni, e ancora una volta la sua posizione strategica ne dà valore, insomma, dà valore a questo luogo. E quindi la naturale coniugazione con l'attività del rafting, proprio nell'ottica di uno dei principali obiettivi che il polo museale si pone, che è quello di fare rete con il territorio, forte con la cultura, e il rafting, lo sport e il paesaggio. Anzi, cara direttrice, visto la nostra federazione va a cercare gli atleti, li fa migliorare sui fiumi, ma cercando di portargli messaggi di cultura, di ambiente, di natura, perché vogliamo che i ragazzi prendano coscienza del valore del territorio, in questo caso della Val d'Aosta e del Forte di Bard. E dal Forte di Bard in Valle d'Aosta si conclude la prima puntata di Con il Rafting alla Scuola del Fiume. Ciao, alla prossima! Cari amici telespettatori, il tempo a nostra disposizione purtroppo è terminato, è finita questa puntata di sportoutdoor.tv, la multipiattaforma TV e web, tutta dedicata al turismo e gli sport all'aria aperta. Siamo in onda con vari format televisivi estivi e invernali che parlano di mare e di montagna, sulle migliori TV private italiane e su diverse TV nazionali. Puntata questa tutta dedicata al rafting, come avete visto abbiamo parlato della discesa sui fiumi a bordo di gommoni. Potete rivedere questa puntata e tutte le nostre produzioni televisive sul nostro sito sportoutdoor.tv oppure sulla pagina dedicata di Facebook. In ogni caso ci vediamo settimana prossima, stessa ora, stessa frequenza. Ciao e arrivederci alla prossima occasione da Floriano Moboni.